Ben ritrovati sul canale, sono Fani e in questo video andremo a vedere questi. Sono morsetti della Veiko, una marca che penso che chi acquista su Banggood conosce benissimo. Io ho avuto modo di provare molti prodotti di questa marca e devo dire che sono tutti ottimi. Nel link che vi lascio in descrizione vi arriva la coppia di morsetti, quindi un prezzo veramente assurdo per due morsetti. Cioè costano come uno di un'altra marca molto più blasonata di questa, ma non, questo non vuol dire che il costo basso influisca sulla qualità. Infatti, come vedremo, questi morsetti qua sono veramente eccezionali. Come funzionano? Praticamente questi hanno una molla a scatto. Quindi noi andando a stringere il pezzo e chiudendo così, agiremo con forza. Quindi funzionano con una mano sola e poi hanno un rilascio rapido. Quindi la cosa bella è che si possono usare con una sola mano, che sono fatti apposta per essere inseriti nelle T-tracche, nei binari guida, ad esempio della sega circolare, o anche nei banconi da lavoro, quelli da falegname. Quindi questi qua possono essere inseriti nei fori dei cani, ad esempio, oppure, appunto, come dicevo, nella slitta, nei binari guida delle sedie circolari. Veramente ottimi. O comunque sia, potete usarli benissimo come dei morsetti normali. La particolarità rispetto a uno di questi è appunto che questi con una mano si può anche utilizzare, ma è assolutamente scomodo. Ovviamente questi vanno usati con due mani, quindi bisogna stare lì, stringere un pezzo, eccetera. Invece con questo fa così e si stringe il pezzo. Comodissimo. Esistono in commercio certo anche i morsetti a una mano come questo, ma questo qui è di plastica, questo qui è in acciaio, questo qui non ho idea di quanta potenza abbia. Qui invece si parla di 100 kg, quindi veramente assurdo come tenuta. 160 mm di utilizzo per 60 mm. Qui sotto hanno una vite per evitare che questo scappi fuori, è removibile. Il corpo in metallo, l'impugnatura invece è in plastica duro. Qui c'è un'asola per facilitare l'inserimento nel pezzo, che ha anche un bel po' di gioco, quindi deve essere molto ergonomico, e il meccanismo di scatto funziona così. Dopo, una volta che il meccanismo è scattato, rimane veramente molto duro. Per farlo sbloccare bisogna schiacciare questo e torna in posizione aperta. Andiamo a stringere qualche cosa, vai. Quindi mettiamo caso che io devo fare una lavorazione su un bancone. Posso anche avere un tavolo senza cani o inserimento per fatta di track. Possiamo benissimo usarlo come un morsetto normale, quindi possiamo trovare un punto d'aggancio, si va a appoggiare il pezzo con la molla allentata in questo modo e poi si stringe. Il pezzo è bello in posizione. Per sbloccarlo, la cosa bella, come dicevo, è che si può fare con una mano sola, quindi basterebbe, se uno ha la mano impegnata col pezzo, fa così. Il pezzo è praticamente pronto, come possiamo vedere, è bello bloccato. Come sempre, come tutte le cose, quando noi vogliamo fare una lavorazione, bisogna sempre fissare il pezzo in due punti. Direi che è bello fermo. Appunto, come dicevo, questi qua sono fatti anche per i binari guida delle sedie circolari. Io adesso non ho qui un binario guida, quindi non ho potuto provarli, ma vi assicuro che vanno bene sulla maggior parte dei binari. Quello che sicuramente va bene è coi cani dei banchi da lavoro. Questo qui ha una larghezza di 12 mm, quindi di solito i cani si fanno da 15, da 20 mm, anche di più larghi. Questi è da 12, quindi entra perfettamente. Adesso state vedendo le immagini di come li abbiamo usati su un bancone da lavoro, sia come cane che nell'inserimento nelle T-track incise. Devo dire che per il prezzo pagato questi morsetti qua valgono assolutamente soldi spesi. Io vi lascio qui sotto in descrizione il link di acquisto con in più il coupon sconto, quindi potete acquistarli e risparmiare ancora qualcosina.
Se il coupon sconto non dovesse funzionare è perché hanno una scadenza limitata o un numero di pezzi limitati, quindi vi invito a seguirmi sul mio canale Telegram che trovate qui sotto in descrizione, dove quando esce il coupon nuovo io rilascio subito il codice, quindi vi invito a seguirmi lì. Vi lascio anche in descrizione il link alla fresa per realizzare gli scassi per inserire questi, quindi così se volete realizzare un banco da lavoro potete già fare gli incastri per questi morsetti della Veico. Bene, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così spuntate la campanella, così rimanete sempre aggiornati quando esce un nuovo video. Vi invito a seguirmi anche su Instagram, dove io pubblico giornalmente gli aggiornamenti di quello che faccio qua sotto, quindi tanta roba che non si vede sul canale YouTube, tanti retroscena, tanti extra, quindi vi invito comunque a seguirmi lì. C'è molta più, come posso dire, faccia a faccia rispetto che un canale YouTube. Su Instagram ci si conosce, quindi mi fa piacere se volete seguirmi su lì. Bene, non ho altro da dire, il video è stato molto breve, immagino, e ci vediamo al prossimo video.